È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 25. Luxia si svegliò nel bel mezzo di una stanza buia e scura. Uno strano odore le fece venire il volto a stomaco, qualcosa di simile al putrido, e capì all'istante di trovarsi in una delle stanze di quel corridoio, il Villenium, così come lo aveva chiamato Eva. Eppure quella stanza sembrava diversa, e lo aveva capito nonostante la poca luce non le permettesse una visione chiara del luogo. Dave ed Harry le avevano perlustrate tutte, ma non avevano fatto alcun accenno ad una camera simile ad un'infermeria, ben lontana da quella in cui Lux si era abituata ad andare. Uno spiraglio di luce irradiava la stanza attraverso una finestra tanto piccola da sembrare finta, posta in alto al muro. Era giorno, il sole spiccava e solleticava i volti di chi aveva la fortuna di poter stare fuori a godersi il dolce venticello mattutino, ma per la ragazza questo non era possibile. Era distesa al suolo e l'ultimo ricordo fu quello di un infermiere che la gettava in quella stanza per poi andare via. Era rimasta lì a chiedersi cosa avesse a che fare il Villenium con Redwood. Ma soprattutto si chiedeva se i suoi amici stessero bene. La dottoressa Grimbel fece la sua entrata in quel momento, facendo scattare la serratura arrugginita della porta. Accese le luci bianche che si sparsero per la stanza, facendo socchiudere gli occhi a Lux per l'impatto inaspettato. «Vi siete comportati davvero molto male», sospirò la donna chiudendosi la porta alle spalle per poi continuare. «Ma come ti ho già detto, siete fondamentali e mi servite vivi», borbottò Eva con un accenno al puro fastidio in voce. Prese una sedia un po' sporca, probabilmente non era stata utilizzata da anni, ma sembrò non importarle e si mise comoda accavallando le lunghe gambe. Lux rimase in quella posizione, con ginocchia mezze piegate e qualche ciocca di capelli a coprire gli occhi. Mi hai causato davvero tanti problemi. Non dovevate nemmeno vedere questo posto. È stato troppo per voi, lo capisco. Ma non ho avuto il coraggio di farlo abbattere. Il Villenium mi porta alla mente così tanti ricordi. Ed un sorriso triste le si formò in viso. Luxia si sentì forse più confusa di prima. Comunque sia, imparerai a apprezzare queste cose pure, così come faccio io. La tua permanenza a Redwood è terminata. Considerati un ospite speciale qui. Si affrettò a continuare la donna sfiorando il tessuto del camice con le dita. E non provare a scappare. Non vuoi che i tuoi amici ne subiscano le conseguenze, non è così? Chiese guardandola negli occhi, uno scontro tra chiaro e scuro che fece venire la pelle d'oca alla ragazza. Chi mi assicura che stiano bene? Chiese Lux con un fil di voce, troppo sconvolta per poter mostrarsi impassibile. Chi mi assicura che non siano già morti? La dottoressa non si scompose. Credevo di essere stata abbastanza chiara su questo. Mi servite tutti da vivi. Siete il pezzo fondamentale di un puzzle. Non potrei mai uccidervi. Ogni volta che ognuno di voi muore, per me è una perdita. E se tu muori, per me sarebbe una sconfitta definitiva. Per questo sei qui. Eviti di farti uccidere dalla tua testardaggine. Gli altri esperimenti stanno bene. Continua a seguire i miei ordini e non succederà loro nulla. Disse per poi poggiare le mani sulle cosce ed alzarsi. Fatti un giro e scegliti una stanza. Passerai un bel po' di tempo qui. Disse la donna incurvando le labbra tinte di rosso in un sorriso beffardo, per poi andare via, senza però chiudere la porta. Lux rimase a terra, con le gambe al petto e una gran confusione a spalleggiarla. Per quanto avesse voluto spiegazioni e informazioni riguardo a quel luogo, il suo unico pensiero erano i suoi amici. Temeva in cuor suo che la Grimbel avesse solamente finto che stessero bene, solo per tenerla tranquilla, e questo pensiero le metteva una gran tristezza, che ben presto si tramutò in paura. La mente vagò nei ricordi e pensò di aver fatto lo stesso errore che aveva fatto con Freya. Li aveva feriti e in quel caso solamente quasi uccisi,
ma era un limite che si era ripromessa di non superare mai più. E si fece quell'ennesima promessa, li avrebbe tirati fuori di lì, a costo di dover rinunciare alla propria vita. Si alzò poco dopo, quell'odore nauseante continuava ad aleggiare nell'aria e si chiedeva se prima o poi sarebbe diventato un'abitudine. Persino respirare le riusciva con difficoltà e l'aria stessa era quasi soffocante. Deglutì a fatica il nodo che le si era formato in gola. Dopo qualche passo si ritrovò in un'enorme sala. Le pareti erano dello stesso bianco sporco di quel corridoio del terrore. Allora Lux capì che il Villennium non doveva essere altro che un vecchio istituto e che le loro teorie sui possibili esperimenti passati erano fondate. Si sentì persa e si affrettò ad accendere le luci, rivelando così quella che doveva essere la hall, adornata solamente da una grande scrivania in legno scuro e una pila di fogli bianchi sparsi su di essa in modo scomposto. La stanza era totalmente priva di colore e spingeva le persone che ci stavano dentro a provare un forte senso di malinconia e solitudine. Ma del resto Luxia era veramente sola, o almeno così credeva. La dolce melodia di un pianoforte si espanse nel piano e nelle sue orecchie, facendola sobbalzare all'istante. Il suo corpo reagì all'istante, sembrò quasi che i suoi movimenti fluidi e veloci fossero dovuti alla consapevolezza del suo corpo di dover seguire quell'amabile suono che aveva improvvisamente colmato quello spazio vuoto che era il Villennium. Forse era un po' inquietante, ma Lux sapeva che tutto portava a qualcosa e quelle note la stavano portando verso una nuova scoperta e la paura a quell'idea svaniva del tutto. Doveva capire, voleva capire. Attraversò il corridoio, diverso da quello che aveva visto la prima volta, di quel corridoio insanguinato nemmeno l'ombra, con un cipiglio sulla fronte. La Grimble non aveva fatto accenno a qualcuno che le avrebbe tenuto compagnia e per un istante il vago pensiero che si potesse trattare di un fantasma la fece ridere. Una risata che si costrinse a reprimere quando si trovò davanti la stanza da dove proveniva quella melodia tanto cupa e spenta. Davanti a lei si estendeva una sala, il doppio di quella che era la sala ricreativa, e al centro di essa vi era un pianoforte dove, morbido, vi era seduto un ragazzo. Il suo profilo era praticamente perfetto, il naso sottile e le labbra mezze schiuse, occhi che sembravano di un colore scuro, chioma mossa e di un nero intenso, quasi finto. Le dita affusolate del ragazzo si erano prese una pausa, ma continuavano a sfiorare i tasti del pianoforte. Il ragazzo osservava lo strumento come se fosse la sua amante e lo toccava allo stesso modo, con cura e passione, e riprese a premere quei tasti, adesso con più forza. Il suo busto si muoveva a tempo con le mani, le labbra rose adesso erano strette in una linea dura, mentre qualche ciocca di capelli neri prendevano ad incastrarsi con le lunghe ciglia. Uno spettacolo mozzafiato. Luxia stava assistendo ad un'esibizione come invitata speciale, in prima fila, e si godeva la passione dell'artista in silenzio, con occhi incredule e cuore in gola. Quattro finestre si trovavano esattamente dietro quel pianoforte, masserrate dalle aste di legno, che però permettevano a qualche spiraglio di luce di infiltrarsi, ed era questo il piccolo dettaglio a rendere il tutto più interessante. Quel ragazzo sembrava un angelo, ma per via della sua tuta grigia, Lux capì che si trattava di un altro esperimento. Un'ultima nota, il ragazzo si lasciò andare in un sorriso, unendo le dita tra di loro e stiracchiandosi. Si alzò, pronto a tornare nella sua camera. Ma quando il suo sguardo si scontrò contro quello di Lux, si lasciò prendere dallo spavento e gli fu inevitabile sussultare. «Cristo!» sbottò il ragazzo. «Da quanto stai lì in piedi?» chiese, e la sua domanda sembrò quasi un rimprovero. Lux non rispose. Tutt'altro, si avvicinò di più al ragazzo e constatò effettivamente che il colore dei suoi occhi era di un azzurro scuri, diversi da quelli di Luis, particolari. Il ragazzo dai capelli neri raccolse i suoi spartiti, quasi accartocciandoli, pronto a sfuggire alle grinfie di quella ragazza impertinente. Ma poi una domanda gli sorse spontanea. La sua fronte si corrugò osservando il volto inespressivo di lei. «Come hai trovato questo posto?» Lux assunse la sua stessa espressione di autorità. «Per il tuo stesso motivo, immagino. Ti hanno scartato dall'area VIP?» chiese accennando ad un sorriso, cercando di farlo rilassare. Ma questo sembrò non avere successo. «No,
L'ho trovato io e scusami, ma non voglio condividerlo con nessuno, quindi ti chiederei gentilmente di non tornarci più», disse portando gli spartiti dietro la schiena, quasi se ne vergognasse, e Lux avrebbe voluto dirgli che non doveva, ma quella confessione le sembrò più importante. «Sei qui dentro perché hai trovato il Villennium e non perché ti ci hanno mandato», disse in un sussurro, come se stesse temendo che orecchie indiscrete potessero ascoltare. Il ragazzo la guardò per qualche secondo prima di rispondere. «Se io sono qui, è perché ci sono voluto venire, e tu sei qui perché ti ci hanno mandata. Perché non sei ancora scappata?» le chiese passandosi una mano tra i capelli, portando le ciocche ribelli dietro l'orecchio, facendo così notare la ricrescita dei capelli biondo cenere. «Finti», constatò lei. «Penso tu possa aiutarmi in questo...» lasciò la frase in sospeso inarcando un sopracciglio. Inizialmente il ragazzo non capì a cosa volesse andare a parare, ma aveva trovato quel posto nel suo terzo giorno a Redwood, e in quei mesi c'era andato ogni giorno, e non aveva mai visto nessun altro. La dottoressa aveva tenuto quel posto sembra ben nascosto. Lo teneva segreto e ben custodito. Il suo piccolo gioiellino. E lui non poteva che pensare che se quella ragazza si trovava lì, doveva trattarsi di roba davvero importante. «Will», si affrettò a dire.